Buongiorno a tutti, sono Clara e sono una volontaria del Servizio Civile presso la Biblioteca del Villaggio Prealpino del Sistema Urbano di Brescia. Oggi, in occasione della Giornata della Memoria, vorrei parlarvi di un libro a cui sono particolarmente affezionata. Si tratta di Dora Bruder di Patrick Modiano. Esso ha il nome della ragazzina che è protagonista delle indagini dell'autore. Dora è una ragazzina di 16 anni, francese, con genitori il padre austriaco e la madre ungherese, che si trova a vivere le sue vicende durante l'occupazione di Parigi da parte delle truppe naziste. Le protagoniste e i protagonisti delle opere di Modiano spesso sono ebrei, stranieri e lo scenario è quello della Parigi occupata dai nazisti. Questo perché probabilmente si sente influenzato dal padre, che era un ebraico italiano emigrato in Francia, ragazzino proprio durante l'occupazione francese. Ma torniamo a noi. Dora entra in contatto, per così dire, con Modiano attraverso un annuncio pubblicato dai genitori sul Paris Soir del dicembre del 1941, perché è scappata dal collegio cristiano a cui era stata iscritta. Durante il 1941 e poi nel 1942, le ordinanze nei confronti degli ebrei parigini, francesi in generale, si fanno sempre più aspre. Si va dall'obbligo di censimento di tutte le famiglie ebree sino all'obbligo di indossare la stella di David. I genitori di Dora decidono, per in qualche modo tutelarla, di iscriverla appunto ad un collegio cristiano e decidono di non denunciare la sua presenza all'interno della famiglia. Però probabilmente intimorita dalle vicende che si stavano susseguendo, lei decide di scappare e dopo 2 settimane senza avere sue notizie, i genitori appunto decidono di denunciarla e di in qualche modo cercarla. Lei farà rientro poi in famiglia ad aprile, quando in realtà il padre sarà già stato arrestato ed internato al campo di Drancy. Drancy era un campo di transizione, il più grande della Francia, ed era anche conosciuto come anticamera di Auschwitz, perché da lì sono partiti numerosissimi convogli. Dora invece viene arrestata nel giugno del 1941 e internata al campo delle Tourelles, dal quale poi partirà pochi mesi dopo e raggiungerà il padre, con cui partirà in un convoglio diretto ad Auschwitz. La madre invece verrà arrestata il 16 luglio 1942 durante una delle più grandi retate della storia francese, che porta il nome del luogo principale di assembramento di migliaia di ebrei. Sto parlando della Raf di Velivre. Durante questa retata, prevista peraltro per la fine di giugno, che portava La cui operazione portava il nome Vento di Primavera, è stato anche tratto un film che porta lo stesso titolo, con protagonista Jean Reno. Era appunto prevista la collaborazione tra truppe naziste e polizia francese per appunto imprigionare migliaia di ebrei. Sempre a partire da questo episodio storico è stato tratto. Ha dato spunto a un film tratto da un romanzo, ovvero La chiave di Sara di Tatiana de Rosnay. Invece, per tornare all'autore di Dora Bruder, Patrick Modiano, volevo segnalare il fatto che nel 2014 è stato insignito del Nobel per la letteratura per la sua capacità di tenere viva la memoria e la sua arte di riportare appunto alla memoria fatti particolarmente toccanti come quelli legati all'occupazione della Francia. Ne è un altro esempio, Viaggio di nozze, che è stato scritto proprio durante le indagini che si svolgevano per ricostruire la vita di Dora. La protagonista, infatti, Ingrid,
è una ragazza sedicenne come Dora che per sfuggire all'occupazione di Parigi cerca rifugio nella Costa Azzurra. Vi ringrazio per l'attenzione.